di quella straordinaria biodiversità che caratterizza la nostra penisola, che vede tra l'altro tanti paesaggi vitati delle nostre regioni essere riconosciuti come patrimonio universale dell'UNESCO. Inoltre, signora Presidente, c'è anche una forte componente umana a rendere importante questo testo. Il lavoro e il sudore di uomini e donne delle nostre campagne, che spesso con le loro fatiche rappresentano non solo un mondo che produce, che dà occupazione, ma anche un presidio per la cura e la valorizzazione del territorio, troppo spesso abbandonato dalle pubbliche istituzioni. Con queste motivazioni, signora Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Sinistra Italiana. Grazie. Grazie, deputato Bordo. E adesso do la parola al deputato Paolo Russo. Dov'è il deputato Russo? Non lo vedo al suo posto, quindi andiamo avanti. E allora do la parola al deputato Paolo Parentela. Prego. Grazie Presidente. L'Italia dal 2015 detiene il primato mondiale nella produzione di vino, con 47,4 milioni di ettolitri, dal punto di vista qualitativo invece con 73 DOCG, 332 DOC e 118 IGT. Siamo primi in Europa per numero di vini con indicazione geografica. Deteniamo il record di esportazioni di vino per un valore di 5,4 miliardi di euro, che è la prima voce nel campo dell'export nel panorama agroalimentare nazionale. Esportazioni che, secondo quanto riportato l'Istat, in questi giorni crescono del 2,9% nel primo semestre del 2016. Per il nostro paese, però, il vino non è soltanto una risorsa economica, è anche, forse soprattutto, una risorsa culturale. Questi sono i motivi che spinsero il Movimento 5 Stelle già ad ottobre del 2013 ad occuparsi di vino attraverso una risoluzione, a prima firma del mio collega Gallinella, in cui il nostro intento era quello di impegnare il governo proprio a procedere con urgenza alla predisposizione di un codice unico del vino che raccogliesse tutta la legislazione in materia, dalla razionalizzazione degli enti preposti ai controlli e la definizione di procedure di verifica proporzionate alla tipologia del produttore, al fine anche di agevolare gli operatori del settore e garantire al tempo stesso la qualità del prodotto. Ci sono voluti tre Vinitaly per concordare con gli attori interessati un testo in cui si mettono insieme 20 anni di leggi, a volte un po' casuali, e che hanno penalizzato il comparto. Si tratta quindi di un provvedimento molto complesso, 90 articoli, e che interviene in un settore come quello della produzione di vitivinicola di importanza strategica per il nostro Paese, in considerazione sia dell'estensione della superficie vitata nazionale che del potenziale economico che è in grado di esprimere. Il testo unico, tra l'altro, porterà alla revisione del sistema di certificazione e controllo dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, con un contenimento dei costi, ma anche semplificazioni sulla normativa da lunga attese e norme per garantire trasparenza sulle importazioni dall'estero e a sostegno delle esportazioni del vino made in Italy. Da un buon vino viene anche un buon aceto e su questo testo siamo intervenuti anche per garantire al settore maggiore semplificazione senza per questo diminuire la qualità delle nostre eccellenze. Il provvedimento, oltre a tutelare la denominazione d'origine, reca anche norme sull'etichettatura, sugli adempimenti amministrativi, sui controlli, sul sistema sanzionatorio e introduce la novità del ravvedimento operoso che prevede la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel resto di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. In questi quasi 3 anni di lavoro in commissione abbiamo potuto approfondire e conoscere meglio tutto il mondo legato al vino, anche attraverso visite presso diverse cantine del nostro paese, incontri con i protagonisti della filiera e con il mondo delle associazioni, con le autorità preposte e anche con le autorità preposte al controllo. Questo contatto con i protagonisti della filiera continueremo a portarlo avanti, soprattutto con i più piccoli produttori, quelli che hanno scommesso sul biologico, per renderci disponibili a migliorare nel corso del tempo ogni ostacolo che si potrebbe creare in futuro nella filiera. Il provvedimento ci trova favorevoli per due motivi principali. Il primo, l'avvenuto accorpamento di un testo unico delle molte norme che riguardano appunto tutta la filiera, come ho detto prima. Secondo, per il conseguimento di una significativa semplificazione degli adempimenti burocratici con alcune deroghe in materia di applicazione, che possono solo portare benefici agli operatori del settore.
Altra considerazione particolarmente positiva che investe il complicatissimo ambito dei controlli è appunto questa introduzione del cosiddetto ravvedimento operoso. Tra le novità riteniamo particolarmente positiva l'istituzione presso il Ministero, il MIPAF, dello schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo, gestito dalle regioni, destinato a raccogliere tutte le informazioni sul potenziale produttivo vitivinicolo nazionale ai sensi dei regolamenti europei. Nella medesima ottica verranno implementate le funzioni e la centralità del SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale, che rappresenta il punto unitario di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla pubblica amministrazione centrale e dagli enti territoriali. Con spirito collaborativo e costruttivo abbiamo dato il nostro contributo su questo provvedimento. Ad esempio, all'articolo 5 siamo riusciti a migliorare il testo attraverso la previsione di più tutele per tutti quei vitigni che sono stati impiantati a scopo di ricerca e conservazione del patrimonio genetico autoctono. Oppure all'articolo 12 abbiamo aggiunto una deroga a quanto previsto per la detenzione delle fecce e consentita per un periodo più lungo per i produttori di quantitativi inferiori a 1000 ettolitri l'anno, perché è importante appunto dare ascolto soprattutto ai piccoli produttori. Grazie al nostro intervento all'articolo 40 siamo riusciti a garantire una giusta rappresentatività dei protagonisti della filiera e dei soggetti inseriti nel sistema di controllo anche all'interno del consorzio per la DOP del vino liquoroso di Marsala. Avremmo voluto garantire maggiori tutele e modalità per l'esercizio del diritto del voto nell'assemblea del consorzio, da esercitare con voto individuale all'interno delle fasce di produzione, in modo da assicurare un'adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori e in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40% di quelli spettanti a tutti i consorziati. Purtroppo però questo emendamento proposto da noi non è stato accolto e quindi di questo ce ne dispiace molto. L'articolo 39 prevede un Comitato Nazionale di Vini DOP e IGP. Abbiamo chiesto la norma appunto che prevede che l'incarico di membro effettivo del Comitato sia incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione. Purtroppo la nostra richiesta di prevedere la non riconferma di tali incarichi non è stata accolta. Siamo invece riusciti a ridurre da 10 a 7 anni l'arco temporale entro il quale un vino DOC può richiedere il riconoscimento di OCG, periodo che pare più adeguato a consentire il riconoscimento. Al fine di conseguire una maggiore semplificazione, siamo riusciti a ridurre da 4 a 3 il numero delle campagne necessarie alla richiesta di cancellazione della protezione qualora le DOP e le IGP non siano rivendicate o certificate. Purtroppo è rimasta una piccola amarezza, non siamo riusciti a cancellare quel fastidioso articolo 45 che prevede una duplicazione dell'informazione al consumatore e ai controllori sulle chiusure. Parlo del sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri. Non si capisce perché in tutta l'Unione Europea non si senta la necessità di detta personalizzazione obbligatoria, mentre qui in Italia si è deciso proprio di fare un articolo ad hoc per mantenere questo obbligo e quindi soprattutto per i piccoli produttori. Abbiamo fatto anche qualche correzione formale su qualche svista, chiarendo meglio cos'è un imballaggio ed è un contenitore, come previsto appunto dalla normativa ambientale, oppure quella di applicare norme vigenti europee sull'impiego di pezzi di legno di quercia. Questo testo unico è un passo in avanti per il settore vitivinicolo. Siamo consapevoli che ci sarà ancora tanto da lavorare. Il MIPAF e l'ICQRF avranno un ruolo centrale nell'applicazione di questo testo unico. Perciò il nostro compito sarà quello di vigilare e di continuare ad ascoltare tutte le voci in merito al comparto affinché la semplificazione e gli oneri burocratici, che con questo provvedimento dovrebbero essere dimezzati di almeno il 50%, continuino a diminuire garantendo allo stesso tempo una lotta ferrea contro le agromafie, le sofisticazioni, perdonatemi ma ho la bocca un po' asciutta, e le contraffazioni. Il vino, la vite e i territori viticoli, come citato nell'articolo 1, fanno parte delle competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni del nostro Paese e quindi costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica e ambientale. A proposito di sostenibilità ambientale, è tuttavia auspicabile che si provveda a garantire una maggior sostenibilità per questa coltura, soprattutto in alcune aree dove l'uso di pesticidi e fitofarmaci appare veramente eccessivo.
attivo. Bisogna quindi dare seguito a quella nostra mozione approvata da questo Parlamento per ridurre l'utilizzo della chimica in agricoltura, perché solo con la sostenibilità ambientale possiamo garantire qualità ai nostri vini, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista della nostra salute. Concludo, Presidente, citando Hemingway: il vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo. Bene, facciamo in modo che questa citazione rispecchi pienamente la viticoltura del nostro Paese. Questo testo unico, e concludo, Presidente, coniuga la semplificazione normativa e burocratica senza compromettere il sistema dei controlli, tutelando la qualità e la sicurezza alimentare. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie deputato Parentela, e adesso la parola al deputato Nicodemo Oliverio, prego. Chiedo scusa, perché volevamo dare la parola al deputato Russo, che prima è entrato in via del tutto eccezionale. Le chiedo scusa, però mi sembrava, insomma, penalizzare troppo il deputato Russo per non dargli l'opportunità. Prego. Chiediamo perdono al collega Oliverio. Intanto, era necessaria questa norma? Assolutamente sì, così come abbiamo detto era attesa da molti anni, era urgente, si è detto indifferibile, addirittura si è usata l'espressione indispensabile per tutta la filiera. È stata sollecitata in modo garbato dall'intera filiera,